continuiamo ad osservare dei cetonini della regione paleartica. Alcuni di questi provengono dalla Turchia, altri dall'Europa orientale. I cetonini sono coleotteri scarabeoidei floricoli, le cui larve sono corticicole e chissilofage, ovvero si sviluppano all'interno dei ceppi marcescenti del legno. Vediamo cetonischema. Continuiamo a dare un rapido sguardo a questi cetonini, colorazioni blu-violetto metalliche. Le colorazioni nei cetonini sono influenzati dal tenore di umidità durante lo sviluppo larvale, quindi le colorazioni variano a secondo del gradiente di umidità all'interno del ceppo marcescente in cui la larva si sviluppa. Continuiamo ad osservare i cetonini. Per adesso stiamo vedendo un cetonino Osmoderma eremita. Osmoderma, Cetonia aurata pisana, sottospecie fiori. Vedete la colorazione metallica di colore blu-violetto di questa rara aberrazione, che è localizzata soprattutto nella zona dell'Umbria. Ancora Osmoderma eremita, specie alquanto localizzata, le cui larve si sviluppano all'interno di ceppi marcescenti. L'Osmoderma deve il suo nome generico, appunto Osmoderma, al fatto che gli esemplari producono un odore caratteristico tipo cuoio di Russia. Vedete Trichius? Il Trichius si trovano sui fiori, soprattutto sui fiori sulle infiorescenze di Sambuco. Altre specie di Osmoderma non italiane. Adesso polarizziamo la nostra attenzione su questo altro cetonino, l'Ognorimus decem punctatus. E senz'altro uno dei coleotteri più rari che esistono in Sicilia. Si può rinvenire difficilmente la larva e l'adulto all'interno di ceppi di faggio marcescenti sulle Madonie a quote superiori ai 1400-1500 metri. Setto molto raro, Ignorimus decem punctatus.
Gnorimus octopunctatus, questo nero che stiamo osservando, questi sei esemplari, Gnorimus nobilis. Quindi continuiamo il nostro excursus, il nostro breve viaggio nel mondo dei coleotteri con questi altri: Cetonia dell'Italia, della penisola balcanica. Vedete la grande variazione cromatica che è presente presso i cetonini. Cetonini sono un gruppo molto interessante di cui si occupano innumerevoli studiosi e collezionisti. Ecco, ritorniamo a vedere i Trichius. Si possono ritrovare soprattutto in primavera sulle infiorescenze di Sambuco, ma anche sul rovo